Oggi vi spiego come si prepara un buon vitello tonnato, se mai vi dovesse servire. Allora, un buon vitello tonnato, come prima cosa voi dovete fare due squadre, perché i tonni e i vitelli non stanno negli stessi posti. Per cui una squadra si occuperà di andare a prendere il tonno e l'altra il vitello. Per il tonno è più difficile perché bisogna immergersi in mare. Per il vitello invece è più facile, basta andare sotto casa sua, suonargli e chiedergli se scende un attimo. Ma la cosa importante, veramente, quando vi troverete in cucina e avrete di fronte il vostro tonno e il vostro vitello, è farvi firmare subito il consenso per il trattamento dei dati personali. Per finire, vi ricordo che un grande chef, non deve mai intrecciare delle relazioni sentimentali con le pietanze che si accinge a cucinare. Un cuoco, una volta, ha avuto una relazione con un involtino con delle erbe di Provenza e se ne è pentito amaramente. Grazie e alla prossima.